Francia ha deciso in 2009 di fare un concreto progetto di solidarietà con la popolazione dell'Aquila e ha scelto questa chiesa della Santa Maria del Suffragio dell'Anime Sante, e adesso oggi era il giorno scelto delle imprese tra un comitato misto tra il MIBAC e la Francia che io rappresento qui, e sono felice che questo comitato misto sia stato all'Aquila per dare la fase finale di questo progetto. I lavori dureranno 24 mesi, ma sarà molto importante per ridare la vita a questa chiesa e un contributo per ritornare la vita all'Aquila e per la popolazione francese, un gesto molto concreto di solidarietà con la popolazione dell'Aquila. Ecco, quanto è importante dare questi segnali di sinergia istituzionale soprattutto tra paesi fratelli, tra paesi confinanti? Sì, la Francia e l'Italia sono fratelli, sono tanti cantieri dove lavoriamo insieme, e per noi è molto naturale. Quando è arrivato il terremoto, tutta la Francia era colpita, e evidentemente per noi è importante di continuare l'impegno e la solidarietà anche qualche anno dopo il terremoto. Dentro questo progetto si scrive una sinergia più ampia che riguarda i problemi della conservazione dei beni monumentali. In qualche modo il contributo vostro sarà di progettazione, tecnico, di qualità di maestranza, insomma, che cosa si potrà trarre poi a conclusione di questo intervento? In questo intervento abbiamo un partenariato tecnico e finanziario con il MIBAC e con il rappresentante del MIBAC nella regione, nella direzione regionale. Abbiamo un comitato misto con esperti francesi che lavorano perfettamente con gli esperti italiani, e come ha detto, le due paesi sono fratelli, le due istituti del restauro italiano e francese lavorano in tante occasioni insieme. Qui sarà un'importante occasione sviluppare ancora questa cooperazione e dimostrare la qualità di questa cooperazione degli esperti italiani e francesi. E nel campo dei beni culturali, che sono stati sottolineati per la loro importanza, addirittura mi pare trascinante proprio dall'assessore, mi pare che stiamo andando molto velocemente, molto bene. Ci sono dei cantieri aperti, quindi già attivi, ma mi pare un processo amministrativo che è fatto di percorsi, appunto, di gestione degli appalti, eccetera, che sta andando, devo dire, in linea. Io credo di poter dire che entro l'anno corrente possiamo dire che tutte le nostre risorse saranno giuridicamente impegnate. E questo mi pare che sia una buona cosa. E l'accordo italo-francese che oggi festeggiamo con un atto fondamentale, che è la convocazione del comitato misto, mi pare che stia al centro di questo perimetro molto promettente. E anche il suffragio ha conosciuto un percorso lungo di progettazione, però come si è avuto modo di sottolineare, qui si sta ragionando in termini di cooperazione, che è di tipo finanziario, ma che ha messo in gioco anche talento, conoscenze di due realtà consorelle, diciamo, dal punto di vista della storia della conservazione. E quindi questo è un progetto internazionale di grande ambizione, che conoscerà anche passaggi successivi nel corso delle opere di studio, di approfondimento dei cantieri scuola con i due istituti nazionali di conservazione. Insomma, è un progetto speciale davvero. Ecco, il 1° dicembre verrà avviato il cantiere. Come mai, direttore, questi tempi? Perché l'impegno francese poi era stato annunciato sin da subito. Perché gli uffici prima del commissario per i beni culturali hanno sviluppato un progetto, peraltro in pieno coordinamento con la struttura, diciamo, dei beni culturali. Come sapete, la competenza si è poi traslata in questa direzione. Noi abbiamo portato a compimento, devo dire con molta precisione, un percorso di affidamento, una commissione di gara che in 2 mesi ha valutato 31 progetti.
Mi sembra sinceramente un percorso lineare dal mio punto di vista. Controllo documentario che è stato svolto, voi sapete quanto è importante da queste parti essere precisi, e un'aggiudicazione che ha una tempistica direi da protocollo. Quindi rispetto al terremoto del 2009 può apparire un tempo lungo, io dico che è un tempo molto, molto, come